Sono in compagnia di Angelo Brinzo, musicista, arte terapeuta, per parlare di autostima e creatività. Mi viene da pensare, Angelo, a quanto oggi ci sarebbe bisogno di un gran lavoro sul rinforzo della dimensione dell'autostima, perché probabilmente una delle cause di maggiore conflittualità del nostro tempo è proprio questa mancanza di consapevolezza rispetto a se stessi e mancanza di fiducia nei propri mezzi, che ci porta ad essere spesso anche molto aggressivi con gli altri. Certo che per arrivare a questo grado di consapevolezza c'è bisogno di un gran lavoro. Che cos'è l'autostima? È il gap tra il sé reale e il sé percepito, no? Quindi questo spazio che ci separa da ciò che noi vorremmo essere. Ecco, in mezzo, come si può accomodare il linguaggio della creatività? Esattamente, tu appena mi hai parlato della tematica, quindi dell'autostima, ho subito pensato alle due polarità e quindi all'eccesso dell'autostima che può portare all'esaltazione e quindi uscire al di fuori delle regole, attuando anche degli atteggiamenti Maniacali. aggressivi. Maniacali di onnipotenza, oppure l'altro polo dove invece c'è un eccesso di timidezza, c'è un'insicurezza, c'è un chiudersi in sé, E che può degenerare nella depressione. che può degenerare nella depressione e può degenerare in questo completo annullamento del sé e in questa difficoltà di riuscire a trovare il proprio spazio entro se stessi, ma soprattutto nella socialità. E quindi mi sono venuto incontro dei personaggi della mitologia greca a cui io sempre un po' faccio affidamento. E non è stato così difficile trovare dei punti di riferimento per ciò che riguarda questa esaltazione del sé, e quindi ho pensato al mito di Aracne, ho pensato al mito di Icaro che con le ali di Dedalo cerca di andare Raggiunge il incontro al sole. sole, ma viene riportato giù dallo scioglimento della cera. E poi ho pensato all'altro polo, alle favole, e quindi ho pensato all'immagine della custode delle oche, questa favola di Grimm molto bella, in cui questa principessa perde durante questo viaggio la sua identità e attraverso dei tranelli, delle manipolazioni e delle soggezioni, il suo posto viene preso dalla sua serva e riuscirà poi a svelare l'arcano e il segreto, e questo è un passaggio simbolico molto interessante, chiedendo al principe non di parlare con se stessa, ma di parlare con una stufa. E attraverso questa stufa lei rivela la sua identità. Però la stufa è anche la custode del fuoco. Che è l'elemento primigenio della creatività. E qui sono stato rimbalzato subito da Prometeo, che è colui che pensa prima, a differenza del fratello Epimeteo che pensa dopo. Ed è colui che dona il fuoco agli esseri umani, colui che sovverte l'ordine cosmico per aiutare l'essere umano a trovare la sua scintilla creativa e la sua identità. E quindi qui il passaggio, Stefano, consentimelo, è proprio lampante, quanto sia importante il processo creativo, questa scintilla, che oserei dire divina, nell'essere umano, che consente anche di
di poter trovare la propria identità in sé, ma anche fuori di sé, nell'ambito sociale, attraverso la possibilità di creare un qualcosa che non c'era prima, di pensare a qualcosa che non c'era prima, che sicuramente rafforza la propria identità e può essere anche un oggetto artistico o una creazione artistica musicale molto semplice. Ma in quella cosa che apparentemente può sembrare semplice, andando a fondo, come diceva ieri il nostro amico e mentore Niccolò, c'è proprio il segno dell'individualità, quel segno che ci consente di rassicurarci e poter lasciare un posto nel mondo, anche dopo la nostra dipartita. Tu, oltre ad essere un musicista, hai poi scelto di specializzarti nel linguaggio dell'arte pittorica, plastico-pittorica. Ormai sei da tempo un formatore anche in arte terapia, sei dunque un docente, e nel tuo approccio antroposofico ho potuto sperimentare direttamente una grande componente che riavvicina i partecipanti a questo ideale di autostima. In fondo, utilizzare la creatività vuol dire creare dal nulla qualcosa che un attimo prima non c'era o che non si vedeva. Quando questo qualcosa è creato, e naturalmente è frutto del genio creativo di chi lo ha prodotto. Allora, potersi riconoscere in questa capacità di fare permette di riconquistare quell'autostima e la motivazione che serve allo sviluppo armonico del bambino, come a ritrovare delle motivazioni anche nell'anziano. Assolutamente, questo è un processo fondamentale. Ti dirò di più che tutto questo è possibile solo ed esclusivamente con delle figure che circondano o il bambino o l'adulto che è in un processo di autoeducazione, delle figure che facciano da guida. E qui, consentimelo ancora, vengo ancora riportato a delle immagini mitologiche e penso proprio a Mentore che guida Telemaco in questa ricerca del padre. E quindi nel processo autoeducativo da adulti o nel processo educativo da bambini abbiamo bisogno di queste figure che ci facciano da guida, ovviamente fino ad un certo punto, no? Dove poi dovrebbe iniziare questo viaggio da soli, ma anche senza dimenticare che per trovare la nostra identità abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno di riconoscerci nell'altro e soprattutto di riconoscere l'altro. Il senso dell'io nasce dal senso del tu. È un passo, credo, fondamentale. Come alcuni personaggi storici ci hanno un po' insegnato, e siamo nelle Puglie, quindi penso a Federico II, a questa sua grande capacità di riuscire a circondarsi di personaggi di un certo valore proprio perché riconosceva nell'altro dei talenti che sicuramente lui aveva, ma che ritrovava amplificati in questi personaggi. Quindi il rapporto con l'altro e il prendersi cura dell'altro e di se stessi è un controcanto continuo, è un canone continuo per poter compiere questo processo di individualizzazione. Oggi ci sarebbe un gran bisogno che i nostri giovani ritrovassero la motivazione per guardare oltre i dati sull'occupazione, i dati sulle attitudini
all'imprenditorialità giovanile non sono incoraggianti. La paura è quella del fallimento, di non riuscire, di non essere all'altezza. Allora, probabilmente, darsi uno spazio altro per divertirsi, giocando con i colori, con la musica, può permettere a ciascuno di creare qualcosa che permetta di riavvicinare il benessere, ma che soprattutto serva come obiettivo finale a rinforzare la motivazione e la capacità di fare. Se tutti fossero nella condizione di avvicinarsi al mondo della creatività, riusciremmo a raggiungere meglio e prima questo traguardo di una sufficiente autostima che ci permetta poi di rilanciare anche come volano di economia l'impresa. E sì, la paura crea subito due effetti opposti, la paralisi e E la fuga. quindi, o la fuga, quindi la sclerotizzazione o il delitto, quindi il fuggire e il non affrontare la situazione. Bisogna davvero ritrovare il coraggio. E il coraggio sicuramente è stimolato da questo senso della creatività, quindi questo senso della individualità come possibilità altra, a cui bisogna dar fiducia. E questa fiducia la si dà anche coltivandola. Cioè se io come essere umano so di essere differente proprio grazie al linguaggio, grazie alla mia biografia, grazie alla possibilità di poter pensare anche ciò che non c'era, oltre a ciò che già c'è, e io nutro queste qualità con dei ritmi settimanali, quindicinali, io posso avere quella sicurezza coltivata nel tempo Certo. di poter essere creativo e di poter presentificare delle soluzioni di fronte a delle problematiche che prima vedevo irrealizzabili, irrisolvibili, grazie a quel quid, a quella scintilla che io ho nutrito, ho coltivato, ho educato con costanza durante il tempo. Tempo fa, durante la conduzione di alcuni laboratori con dei pazienti anziani, c'era una signora che faceva parte del nostro gruppo che si era proposta per cantare una canzone risalente a, diciamo, almeno il primissimo dopoguerra, che nessuno conosceva perché era una canzone locale. Di musica folcloristica, di musica popolare, ma quel momento era diventato da una parte una colonna sonora per il gruppo, perché era la sigla di coda dei nostri laboratori, ma d'altro canto serviva a dare una forte motivazione in una persona anziana, in una struttura come un RSA, in cui la motivazione e l'autostima un po' per la situazione anche patologica, no? Certo. Della condizione sopraggiunta, tende a prendere il sopravvento, invece bisogna non dimenticare che deve essere coltivata. Allora, Assolutamente. Assolutamente perché poi per queste persone l'autostima viene ritrovata attraverso l'evocazione di una memoria. Di una memoria che nonostante tutto ancora è presente in alcuni sprazzi e neanche a farla apposta in quegli sprazzi di vita forse più importanti. E quindi la possibilità di poter rievocare, far rivivere un motivo, una canzone, delle parole e soprattutto poi il sostrato che circonda quell'espressione artistica
Substrato fatto di ricordi, di emozioni, di momenti vissuti con i propri cari, diventa un nutrimento per l'anima. È un modo di ritrovarsi nonostante l'età e nonostante la perdita di alcune capacità, alcuni ambienti. E l'arte è proprio questa grandissima magia di poter far rivivere nella memoria ambienti ormai intrigiti dal tempo e ridargli colore. Possiamo dire, per riassumere un po' tutti questi nostri pensieri, che dimostrare a se stessi di essere a tutte le età capaci di realizzare qualcosa che nasca spontaneamente da ciò che ognuno di noi ha dentro serve moltissimo a creare motivazione e a consolidare l'autostima. E Assolutamente. da qui qualunque tipo di uso che se ne possa fare. Sì. E l'arte, proprio grazie alla non verbalità, consente nel profondo di poter vivere questo tipo di esperienza.